Ben ritrovati amici di TG Architettura. Dopo Friuli, Veneto e Liguria, anche la Regione Umbria si appresta a disciplinare la gestione di terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri. Oltre a fornire disposizioni per la gestione dei movimenti terra inferiori a 6.000 metri cubi, la norma regola l'esecuzione delle analisi chimiche per la ricerca dei fattori inquinanti sui materiali da scavo con l'obiettivo di ridurre tempi e costi per le piccole e medie imprese del settore. E ora parliamo di un progetto, la peculiarità di Home07 ad Amsterdam, questo è il nome del progetto, disegnato dallo studio olandese I29 Interiors Architects, non risiede tanto nella singolarità della struttura, quanto più nella capacità di creare elementi per interni che costruiscano lo spazio. È stato infatti sufficiente inserire un elemento divisorio, composto da un modulo che funge da dispensa sui due lati, per dividere gli ambienti, ricavare un piano cottura e ottimizzare al massimo lo spazio. L'elemento di per sé formalmente anonimo è stato arricchito da un divertente gioco di tagli laser, dalle geometrie irregolari, sulla superficie di rivestimento. Ed ora andiamo a parlare di concorsi. L'associazione PIDA, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e HS Design, lanciano il concorso Premio Internazionale Ischia di Architettura. Le opere possono riguardare la realizzazione di nuova architettura o il recupero, la riqualificazione, l'ampliamento di edifici esistenti, purché sia chiaramente leggibile un esplicito e autonomo dialogo con la contemporaneità. Gli elaborati di presentazione del progetto dovranno essere inviati entro il 16 giugno 2013. E ora torniamo a parlare di progetti, questa volta House M2 dello studio Monovolume riguarda una casa clima A situata a Bolzano e composta da due unità abitative distribuite su due livelli. L'appartamento del livello inferiore è più ampio, completamente intonacato all'esterno, e quello del livello superiore, unità abitativa più piccola, rivestito da pannelli. Entrambe le unità abitative sono protette per mezzo di un tetto a gettante continuo, dal forte irraggiamento solare estivo. La copertura del pian terreno funge da terrazza del piano superiore. Sul tetto dell'unità abitativa superiore sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici.